Oggi andiamo a preparare la nuova attrezzatura, la nuova canna da pesca e vediamo che cosa combiniamo. In questa ultra light, non è il mio tipo di pesca ideale. Dai, ma ci proviamo. In bocca al lupo a me. Siamo sul lago preferito con un mio amico, il cane del lago. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Dove vai? Ora ragazzi, montiamo il canino. Canino sponsorizzato. Custodia. Minchia. Extra light. Linee passanti. Non ho fatto quello che volevo io, ma però dai. Abbiamo montato la canna con un piccolo rotante, veramente piccolo, a un amo solo. Vedete? Adesso andiamo a vedere che cosa combiniamo. In bocca al lupo. Abbiamo questa extra light. Se va. Insomma. Scappare da ridere, però va bene, dai. Formazione mi piace abbastanza, devo dire la verità. Mi sono distratto.
Che culo. No. Sì, però sotto al ghiaccio. Ah, è andata via. Porca paletta. Visto che cucchiaino non mangia nulla, adesso proviamo con la camola finta e il segnalatore. Le trote sono così, sono estremamente lunatiche. Vediamo il da farsi. Allora ragazzi, uno dei trucchi quando pescate con le camole finte è dargli dell'odore. Aglio e olio. Vedete? Aglio e olio. Lasciate lì 2-3 secondi, tirate su e questo diventa una cosa stramicidiale. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Buona azione. Cacchio però. Mi è messa male in giù questa. Camole all'aglio, paura. Cannino che le sente tutte. Non è neanche toccata questa, bella. Che dire ragazzi, l'unica cosa è che adesso devo montare una treccia e un mulinello decente, però l'azione della canna sono estremamente contento, anche se ho dovuto cambiare tecnica. Cambierò mulinello, metterò una treccia dello 06 per essere più sensibile, poi vediamo alle prossime. Mi raccomando, lasciate un like, attivate la campanellina. Un saluto da Full Timer Pesca.